Vi prego di sedervi. E con grande piacere, con grande onore che accolgo, accogliamo qui a Cassino il Nicola Zingaretti. Accogliamo tutti noi in una sala gremitissima con un'atmosfera davvero inebriante, direi, e lo accogliamo nella terra Santi di Benedicti, che lui conosce molto bene. Noi ci siamo conosciuti proprio a Monte Cassino l'anno scorso, quindi Nicola, permettimi, il tu conosce bene questa zona, ma noi vogliamo che tu conosca ancora meglio le nostre potenzialità ed anche i nostri problemi. Saluto tutti i presenti e soprattutto saluto tutti i tantissimi candidati della coalizione Zingaretti. E tutti i candidati anche alle elezioni politiche che sono qui presenti. E devo dire che riscontro in questa campagna elettorale, nell'ambito della coalizione, un grande spirito di gruppo, un grande spirito di appartenenza. È chiaro che ognuno tenterà di proporsi e di avere il proprio risultato personale, ma è anche vero che avere uno spirito di gruppo, di squadra, aiuta ancora di più la coalizione. Quello spirito di gruppo, di squadra che due anni fa ci permise di riconquistare il comune di Cassino. Candideremo il Lazio a essere il polo della ricerca d'Italia su questi temi, sulla bioedilizia, e cioè sul nuovo modo di costruire basato su materiali che provengono dal riciclo. E quindi noi dobbiamo differenza, questa è la differenza di come governeremo noi. È semplice, la capiscono tutti. Non sono regali, è abbassare la spesa pubblica perché sappiamo innovare, e anche sulla sanità sarà così, perché non è neutrale quello che hanno fatto. È vero che c'è il debito, è vero che c'è il disavanzo, come è vero che innanzitutto l'ha creato chi oggi si ricandida a governare la regione Lazio, e questo non lo dimentichiamo mai, con una faccia di bronzo che hanno pochi in Italia a venire a fare lezioni. Visto che io ho due figlie, uno di 8 e uno di 11 anni, e fino a che avranno più che maggiorenni, graverà sulla loro testa, come sulla testa di tutti noi, per 30 anni un mutuo di 330 milioni di euro l'anno, che dovrà coprire i 10 miliardi di buco che ci hanno lasciato. Ma hanno fatto le furbizie anche adesso, perché di fronte alla necessità delle macro aree, e lo dico io perché l'ho detto anche al San Camillo di Roma con vicino Bersani, quindi non è che vado in giro a dire cose che mi vergogno di dire da altre parti, ma negli imbrogli che hanno fatto è stata la furbizia delle macro aree che hanno presentato come strumenti di razionalità della spesa, ma poi alla fine sono stati degli spicchi per tutelare chi stava al centro e massacrare chi stava in periferia, perché questo è successo, introducendo degli elementi di gerarchizzazione del diritto alla salute. E allora noi affronteremo il tema del debito, e non con le furbizie di andare al governo e dirgli facciamo la rimodulazione dei piani. Quando il governo, le altre regioni sentono quelli del Lazio che dicono rimoduliamo il piano, diventano pazzi. Noi dobbiamo sapere che abbiamo un problema di credibilità, perché noi facciamo i furbi pure noi, perché tutto comincia 7 anni fa, 8 anni fa, quando lo Stato e le altre regioni hanno deciso di regalare al Lazio 2,5 miliardi di euro e di avviare col piano di rientro. Quindi non è che noi possiamo tornare, come dice qualcuno, in Italia e dire a proposito ci avete dato 2,5 miliardi, da 7 anni siamo commissariati, non abbassiamo la spesa sanitaria, ci date altro tempo, oppure lo possiamo pure fare. Però quelli dicono di no, perché non è giusto, perché noi dobbiamo cominciare a dimostrare, come in una lunga fase ha fatto il centro-sinistra in regione, che vogliamo mettere a posto le cose, e allora aprire anche col futuro governo nazionale un piano per rientrare dal piano di rientro e superare il commissariamento. Questa è un'altra favola. Zingaretti non vuole
superare il commissariamento. Non è che io non voglio superare il commissariamento, è che la parola commissariamento presuppone che qualcuno ci ha commissariato, non è che uno decide che non è più commissariato, perché lo abbiamo deciso da soli. Quindi il tema è quello di mettere in campo delle politiche serie di riconquista della fiducia, che pongano fine alla vergogna che nei 3 anni della Polverini tutti i tavoli di verifica del piano di rientro hanno visto bocciata la Regione Lazio perché non aveva fatto il proprio dovere, e non l'ha fatto perché è stata subalterna alla cultura dei tagli lineari. È un'idea di rientro dal debito solo come massacro del diritto alla salute delle persone, e non c'è stata l'apertura di una nuova struttura diversa. Questa è la storia di questi anni. E quindi noi abbiamo avuto il precipitare dell'offerta sanitaria e l'avvio peraltro di pratiche folli, guardate, per cui noi sta succedendo che non riusciamo più a garantire i livelli minimi di assistenza, tanti cittadini del Lazio si vanno a curare fuori dalla regione e noi paghiamo gli altri sistemi sanitari. L'altro giorno sono stato al Sant'Anna di Roma, che è un centro di eccellenza nazionale sulla fecondazione assistita, massacrato dei tagli, e mi raccontavano loro che per il diritto alla maternità e alla paternità di tante coppie, tante donne sono costrette ad andare in Lombardia, dove pagano, dove il sistema sanitario regionale paga 4.500 euro a prestazione, o in Toscana, dove costa 2.800 euro, ma la Toscana, non fidandosi del Lazio, ha introdotto un ticket di 800 euro che deve mettere dentro la donna, introducendo una discriminazione assoluta, perché quello che succede è vecchio come il cucco: chi se lo può permettere paga, chi non se lo può permettere rinuncia al suo diritto alla maternità. A questo ci ha condotto la storia dei tagli lineari. Allora noi dovremo cambiare, e cambiare vorrà dire certo ridiscutere il piano di rientro per introdurre il diritto alla salute, ma poi fare 2 cose semplici. Il parlamentare d'inchiesta che nell'ultimo anno e mezzo la Regione Lazio ha pagato all'IDI, un istituto sanitario, 242 milioni di euro di doppie fatturazioni, e a chi ci viene a fare le lezioni, ricordate, scaricatelo da internet, commissione parlamentare d'inchiesta presieduta dall'onorevole Marino, il dottor Bondi dice abbiamo scoperto 242 milioni di euro di fatture, e chiamano i parlamentari il commissario Polacco della direzione della Lazio Roma E, e quello dice sì sì è vero, noi per 1 anno e mezzo abbiamo informato la regione continuamente che stava pagando le fatture 2 volte e non è successo nulla. E quindi noi abbiamo ancora un grande tema, e infatti una delle voci che non torna del piano di rientro è un più 17% di beni e servizi. Sapete qual è e perché? Perché noi avevamo cominciato in regione con la centrale unica degli acquisti a fare per tutta la regione un unico appalto e contrattare per abbassare la spesa pubblica, e loro la stanno affossando, e siamo ritornati alla situazione che una siringa qua costa 10 volte di più che in Emilia o in Toscana, e dentro quel margine c'è l'opacità dello spreco e della cattiva gestione, perché ognuno è tornato a farsi le gare per conto suo e quindi non siamo più competitivi. E secondo, costruire un nuovo modello di diritto alla salute. Noi dobbiamo dire basta tagli e basta ticket, usciamo dalla situazione di crisi e cominciamo a risparmiare diversificando l'offerta sanitaria. Il problema degli ospedali non è che solo sono pochi o i pronto soccorsi sono affollati perché sono pochi, il problema è che nel Lazio sono rimasti solo gli ospedali e solo i pronto soccorsi, e quindi se uno si fa male a un dito perché taglia il salame o c'ha un infarto per 2 patologie lontanissime, c'è solo l'ospedale e solo il pronto soccorso, e il risultato è che tutti vanno al pronto soccorso, i pronto soccorso esplodono, c'è la fila, ci sono i pazienti sulle barelle, stanno a 2 ore o 3 ore di macchina, se ci arrivi a vivo sei fortunato e comunque ti metti in fila perché non c'è nient'altro. E allora noi dovremmo dire basta con i tagli e costruiamo e apriamo nuovi presidi sanitari nei territori, le case della salute, gli ospedali di quartiere, che costano molto di meno che il ricovero o l'assistenza ospedaliera e danno un servizio molto migliore. In Emilia Romagna l'8% dei cittadini ha l'assistenza domiciliare gratuita, cioè viene il medico a casa, perché per il 70% delle patologie un medico a casa
che ti fa l'analisi, che ti prende la pressione, che ti fa la visita, o se sei male viene e ti controlla la visita specialistica, costa dai 40 ai 50 euro. Quella stessa patologia ti costa 3 ore di fila al pronto soccorso nel Lazio, e quando entri nel pronto soccorso col protocollo che il pronto soccorso impone, invece che 50 euro ti costa 500 euro. E quindi noi vogliamo abbassare la curva della spesa, non tagliando i servizi, ma cambiandoli e producendo servizi diversi, più vicino al diritto delle persone e al bisogno delle persone. Perché spesso è proprio la burocrazia che fa aumentare i costi. E investendo sul sociosanitario, il sociosanitario è la presenza dell'assistenza sociale nei territori. Se non accade, la spesa pubblica crescerà sempre. Faccio un esempio più semplice: noi abbiamo i picchi di ricovero, se guardate i telegiornali, quando? A luglio, agosto, quando fa caldo, e nei momenti dell'influenza, perché ad esempio con 40 gradi le persone anziane con l'affanno sole a casa, magari perché la famiglia è in vacanza, la prima cosa che fa se c'ha l'affanno qual è? Va al pronto soccorso, e il pronto soccorso che fa? Giustamente la ricovera, non la rimanda a casa. Peccato che quel ricovero costa 80-100 volte di più che una presenza sul territorio del medico che viene tutti i giorni a casa, che ti fa l'assistenza, o l'assistenza di una casa della salute che non a 40 chilometri ma a 4 si prende in carico la cura della persona che ha paura di stare da sola, con la differenza che quella costa 50 euro e il ricovero ospedaliero dentro una struttura che è eccessiva per quel tipo di patologia 50 volte di più. Ecco la differenza anche qui. Noi vogliamo abbassare la spesa del disavanzo, ma migliorando e cambiando i servizi, e non semplicemente tagliando. E sapete qual è la differenza tra le due culture e tra le due scelte? Che questo processo non si è fatto perché ci sono gruppi di potere e lobby che non lo vogliono fare. E questo è l'uovo di Colombo. Perché non ho capito perché, se lo fa la Toscana, lo fa l'Emilia, lo fa il Veneto, non lo possiamo fare noi nel Lazio. Ma che ci abbiamo di meno? Serve una classe dirigente che la prende in carico. Ecco, e ho finito, scusate se ho parlato pure troppo, la missione di questa campagna. La missione di questa campagna è riscostruire la fiducia, e per farlo non dite mai, perché non è vero, e io non racconto bugie, che in 5 anni risolveremo tutti i problemi della regione, perché non è vero, e non bisogna prendere in giro nessuno. Però potete dire una cosa e metterci la faccia, perché io lo giuro che questo invece lo faremo. Noi in 5 anni, e fra 5 anni, lasceremo sicuramente, rispetto a come l'abbiamo trovata, una regione più pulita, più trasparente e con più legalità. Questo lo faremo sicuro. Secondo, noi lasceremo una regione più giusta, perché noi siamo quella parte d'Italia che pensa che chi ha più bisogno di uno Stato che gli stia vicino, e non il contrario, uno Stato forte con i deboli e debole con i forti. E terzo, ditelo, perché questo lo faremo, proprio perché è più giusta e proprio perché è più trasparente, il nostro Lazio sarà una regione più competitiva, più in grado di stare al mondo, più vicina alle giovani generazioni che vogliono combattere per essere cittadini del mondo, e che creerà più lavoro e più ricchezza. E anche questo lo faremo, e metteteci la faccia. Grazie. Grazie. Thank you.
Thank you.